La musica è tra le grandi protagoniste della nostra vita e in particolar modo in questo periodo di pandemia dove siamo costretti a trascorrere molte ore in casa. La musica in questo particolare momento di vita casalinga può darci tutta una serie di benefici. Intanto ci intrattiene, ci aiuta a passare al meglio le ore, ci fa rilassare e ci dà maggiore energia, come attestano anche delle prove scientifiche, perché aumenta i livelli di dopamina. Ma cosa importantissima, la musica ci insegna la lezione più importante di tutti, ad ascoltare, come diceva il compianto maestro Ezio Bosso. E così a Santa Lucia del Mela si è pensato di far arrivare qualche nota musicale per due volte al giorno, alle 12 e alle ore 17, in tutti i borghi, le stradine e le piazze, fermando per 10 minuti l'attenzione delle persone. E visto il periodo, la musica è quella natalizia. Tutto nasce da un bisogno in questo momento di non perdere le tradizioni e di essere uniti anche in questo momento particolare. Penso che le novene dal santuario, dal nostro magnifico santuario, siano un po' un modo di essere, ti diano il senso di calore familiare. Penso che questo era l'obiettivo. Come hanno risposto i cittadini a questa vostra iniziativa? Ma devo dire che visto la pagina del comune che ha collaborato con noi, benissimo, penso che sia stata in qualsiasi modo appoggiata e la gente è stata favorevole all'iniziativa. Devo ringraziare Pippo Cucè, infinito Pippo Cucè, e l'assessore Merulla per aver contribuito, collaborato, per avermi supportato e sopportato in questa mia iniziativa.